Ancora momenti di alta formazione presso l'Istituto Regionale della Vite d'Olivo, IRVOS, a Marsala. Direttore, come nasce l'idea di fare dell'alta formazione per le aziende in questo centro? Ma a parte intanto, diciamo, l'IRVOS con una legge regionale numero 24 del 25 di novembre 2011 ha dato questa legge delle competenze anche sull'olio. È capibile e intuibile, infatti questo incontro tecnico di questa mattina è abbastanza importante per i nostri produttori che sono sfiduciati e abbandonati proprio a se stessi. Da sempre un problema per il prezzo del buon olio in Sicilia è stato quello che la gente comune non riesce a comprendere quali sono le qualità organolettiche e come si distingue un buon olio. Adesso la ricerca scientifica ha messo a punto delle attrezzature tecniche e che presto questi dati si spera possano essere portati sull'etichetta dell'olio in modo che anche la massaia può stabilire se quell'olio fa veramente bene alla salute oppure è un prodotto che la danneggia. Sì, effettivamente sì, il progetto nasce guardando tutta la filiera olivicola, quindi partendo da quello che è il controllo della materia prima fino a verificare il prodotto finito, che è appunto il nostro olio. Questo è un processo che è stato fatto in tutti gli altri settori agroalimentari, a partire dal latte, dal grano e così via dicendo, e finalmente adesso lo stiamo affrontando anche per quanto riguarda l'olio d'oliva. Tra l'altro l'olio d'oliva italiano rappresenta una delle eccellenze gastronomiche in assoluto e riconosciute in tutto il mondo, uno dei principali prodotti che rappresentano il Made in Italy, e abbiamo dei prodotti incredibilmente buoni che dobbiamo essere in grado di valorizzare. Dottore, come si fa a comprendere se un olio è veramente buono? Beh, per comprendere se un olio è veramente buono, prima di tutto dovrebbe dircelo l'etichetta, che dovrebbe essere un'etichetta fedele, e il consumatore dovrebbe imparare a leggerla, questa etichetta. Dopo, naturalmente, il consumatore dovrebbe assaggiarlo, questo olio, e sentire se dai profumi e dai sapori riesce a soddisfare quella parte di piacere che si deve avere da uno dei principali condimenti della nostra tavola, l'olio di oliva. Pertanto, quando noi parliamo di qualità, dobbiamo pensare a più fattori, dobbiamo pensare ad avere un olio dove sia certa la produzione, un 100% italiano, o un olio DOP che ha una certificazione che specifica ed identifica un territorio. E dopo sapere anche un attimo porlo nella nostra bocca e annusarlo e sentire se ci sono dei profumi particolari, se ci sono dei fruttati, dei sapori, dei sentori di erbaceo, se noi quando lo poniamo in bocca si sente del piccante, si sente dell'amaro, che sono tutti elementi che fanno qualità di un olio.